5 recuperi odierni in Serie D, in un mercoledì intenso per il girone F che vedrà 3 abruzzesi scendere in campo. Lo scontro tutto di casa nostra è quello del Mariani Pavone tra il Pineto e la Vastese, biancazzurri reduci dal successo di misura col Monte Giorgio, ma più in generale da una striscia utile di gare che ha permesso agli uomini di Marco Pomante di agganciare il treno playoff, pur avendo ancora un paio di partite in meno rispetto alle concorrenti, e una è quella di questo pomeriggio. Lo scenario dà il senso della rimonta pinetese dal momento in cui la squadra biancazzurra è tornata a giocare dopo il lungo stop. Dall'altra parte troverà una Vastese sconfitta domenica a Vasto Girardi, ma senza più l'assillo di dover centrare una salvezza ratificata settimana scorsa dalla decisione del Consiglio federale che ha mandato in eccellenza le ultime due della graduatoria. Da qui in avanti gli aragonesi possono giocare a cuor leggero, anche se non mancherà certamente l'impegno. L'altra squadra ormai salva che potrà disputare il suo impegno senza pressioni è il Giulianova, che questo pomeriggio riceve al Fadini l'Olimpia Agnonese, una delle due compagini destinate a lasciare la categoria. Normalmente sarebbe stata una gara da vincere a tutti i costi, non che non lo sia comunque, ma la formazione di Leonardo Bitetto può disputare gli ultimi impegni con minore pressione, continuando a valorizzare i giocatori che ha messo in mostra nella seconda metà della stagione. Scontri tra corregionali che sono il filo conduttore di un pomeriggio dedicato ai recuperi. Oltre a Pineto e Vastese, infatti, nel Lazio c'è Rieti Aprilia, anche questa gara che serve a poco sia all'una che all'altra, mentre al Ditella la capolista Campobasso può allungare ulteriormente il divario con il Notaresco. Può farlo se batte il Vasto Girardi in un match tutto in salsa molisana, con rosso-blu di Mirko Cudini, che in caso di successo salirebbero a più 8 sul Notaresco con lo stesso numero di gare disputate. Il quinto scontro è quello tra Porto Sant'Elpidio e Fiuggi. Domenica invece due delle tre partite in programma, Aprilia Giulianova e Agnonese e Porto Sant'Elpidio, mentre ancora problemi Covid per il Castelnuovo. Da tamponi effettuati sono risultati positivi alcuni giocatori. A questo punto appare molto probabile il rinvio della gara di recupero di domenica proprio a Vasto Girardi, anche quella del 2 giugno con il Pineto. Domenica scorsa infatti era già stata rinviata la sfida con la Recanatese, sempre a causa di alcuni giocatori positivi.